Continuiamo il nostro percorso nelle varie zone del comune di Gorizia intervistando i presidenti del consiglio di quartiere, o meglio i presidenti del consiglio circoscrizionale. Oggi è il momento di Lorenzo Persoglia, che è il presidente forse il quartiere più alla periferia del comune, Piuma San Mauro Slaria. Buongiorno Persoglia. Buongiorno a lei. Per quel che riguarda il vostro quartiere, la vostra zona, c'è una cosa molto particolare, è esteso e comunque voi siete in molte frazioni in un certo senso, vero? Giusto per dare dei numeri, quanti numeri conta il vostro quartiere, quante persone vi abitano più o meno? Vi abitano circa 670 persone su un territorio che è molto vasto, insomma, sì. Ecco, cioè come popolazione non siamo in tanti, però il territorio è molto vasto, penso che sarà uno dei più, dopo Lucinico, penso sarà uno dei più vasti come nel comune di Gorizia, no? Perché comunque tutto il Goglio, il Monte Sabotino e la parte di Piuma che è zona residenziale, insomma. Quindi magari per chi non lo sapesse, stiamo parlando della zona che confina con la Slovenia dalla parte del Sabotino, poi c'è anche una parte del Monte Calvario, se non vado errato, perché l'altra parte è a Piedimonte. È proprietaria di Bandelli. Di Bandelli, ecco, perfetto. Consiglio di quartiere di Piedimonte. Una parte confina anche col consiglio di quartiere di Stracis, sì. No? E l'altra dopo fa Lisonzo praticamente, e la maggior parte proprio confina con la Slovenia, no? col Goglio sloveno, e la linea dopo che va fino alla cima del Monte Sabotino e torna giù dall'altra parte verso Lisonzo, verso Salcano. Insomma. Praticamente siete un quartiere di periferia con problematiche sicuramente diverse dai quartieri cittadini. Sì, sicuramente, questo caso. È indubbio. Sì, per quel che riguarda la vostra zona, facciamo. Che zone? Noi abbiamo detto ci sono tre zone, ma ci sono anche delle zone non conosciute, nel senso quanti gruppi di case ci sono come località? Sì. Ma come località abbiamo Piuma, che è una zona, possiamo dire, già di periferia di Gorizia, no? È una zona maggiormente residenziale, no? Anche se una parte è anche agricola, praticamente i campi della pianura praticamente, sì, che dopo va verso il Busa del Diavolo e che si alza dopo verso San Mauro, no? Però la maggior parte se è proprio residenziale, e il futuro praticamente di Piuma e va in questo senso qua, proprio residenziale. Dopo abbiamo la parte del Dio Slavia, che è maggiormente paesaggistica e agricola, no? E anche San Mauro praticamente anche paesaggistica, agricola, e dopo abbiamo il Monte Sabotino, che è la parte più alta, il monte praticamente, che è naturalistica, insomma. Quasi deserta, se non come abitazioni. Come abitazioni deserta, insomma, ecco. Cioè la densità delle case, penso che la più piccola densità è proprio San Mauro, insomma, ecco. Che per quel che riguarda la vostra zona, Persoglia, quali sono le problematiche del vostro quartiere? Cioè, secondo a detta del presidente del consiglio di quartiere di Piuma San Mauro Slavia, quali sono le cose di cui ha più bisogno in questo momento la vostra zona, il vostro quartiere? Ma le cose che ha più bisogno sicuramente sono le problematiche per quel che riguarda i deflussi delle acque e la viabilità, cioè le strade, la situazione delle strade, no? Sia a Piuma abbiamo il problema proprio della viabilità lungo la strada principale, la comunale che dopo porta verso la provinciale che va su a Oslavia, insomma anche lì comunque c'è stato con l'apertura dei confini, sì, un aumento del traffico perché vengono giù da San Floriano, quindi quella strada lì è diventata un punto di transito molto forte adesso, no? E lì abbiamo sì problemi di viabilità, mancanza di marciapiedi, mancanza di parcheggi, no? E in più dopo, se andiamo verso San Mauro, lì sicuramente è ancora peggio, perché insomma lì abbiamo delle strade che da tanti anni non è stato messa a mano, insomma, nella manutenzione, e quindi praticamente sono strade difficilmente viabili, insomma, anche con l'aumento del traffico, anche col Poggio San Valentino, no? Poggio San Valentino, che è una sezione che divideva l'Italia dalla Slovenia, adesso comunque sì, è libero transito, sì, quindi adesso ci vanno le macchine dalla mattina alla sera, di notte, su e giù, insomma, praticamente. Quello che mi preme dire, mi dica se sbaglio o meno, che oltre all'aumento del traffico, questo traffico corre.
Anche se, ecco. Io ho avuto un'esperienza e vorrei che me la confermasse lei se è vero, cioè non c'è solamente un traffico ad alta densità, ma soprattutto ci sono parecchie persone che corrono, vero? Sì, no, questo confermo, perché ci sono tante persone che magari pensano che è una strada poco trafficata e corrono, anche se i limiti sono a più, ma sono 40, e lì per andare in località Costa Bona sono anche 30 km all'ora, però c'è gente che sfreccia, insomma, nonostante la strada sia disestata, è anche stretta, insomma, no? Quindi per fortuna per adesso non ci sono stati incidenti, insomma, però sì. Insomma, io ho paura, insomma, che... Vi siete mai rivolti alla polizia municipale? Sì, ne abbiamo parlato tante volte, insomma, di fare controlli anche con i carabinieri, con la stazione anche di Montesanto, così, insomma, di avere una collaborazione anche con la polizia municipale, insomma, di fare dei controlli anche lungo queste vie qua, insomma, no? Però sì, effettivamente no. Comunque le pattuglie passano, insomma, no? Solo che purtroppo è tutto il giorno, no? Quindi è difficile magari essere lì in quel momento quando qualcuno corre e così via, insomma, prenderlo sul fatto, no? Probabilmente sì, a mio avviso, insomma, sarebbe sì, la presenza delle forze dell'ordine, sia carabinieri che polizia, cioè sul territorio, cioè fare vari controlli, sicuramente dopo disincentiva a correre, no? Perché uno magari passa di lì, corre, vede che c'è il controllo e dice, boh, la volta dopo, ecco, la volta dopo corre di meno. Pensa due volte, insomma, ecco. Una cosa che voi siete purtroppo agli onori della cronaca per delle frane, che possiamo dire capitano, non dico spesso, però più di qualche volta si legge che nella vostra zona c'è una frana su una strada o un'altra, oppure in punti ben specifici. Perché succede questo? Ma perché anche la nostra zona in particolare, sì, ma tutta la zona, Piuma, Oslavia, San Mauro, è geologicamente molto instabile, no? Sì. Abbiamo queste anche falde acquifere, sotterranee, insomma, e così via, che provocano queste, anche durante le piogge più abbondanti, provocano queste frane proprio di brutto, insomma, no? Oggi non c'è la frana, domani mattina ci troviamo con la frana sulla strada, insomma, come è già successo. Dopo c'è questa frana famosa sotto la chiesa di San Mauro, lì in località Casenoris, che quella lì, insomma, è una frana vecchia, che quindi, insomma, però la lavora ancora, insomma, no? Perché sono stati fatti gli ultimi lavori, mi ricordo nel 2000-2002 sono stati fatti gli ultimi, sì, lavori, però so che ci sono stati di nuovo dei smottamenti, dei cedimenti, e quindi quella lì è una frana praticamente dovuta proprio a delle falde acquifere sotto, che portano, e anche dovuta anche all'erosione dell'isonzo sotto, che smangia il terreno, e che quindi questo qua piano piano dopo va verso l'isonzo. Quindi avete anche in questo caso, per una questione proprio fisica, l'isonzo che vi crea qualche problema? Sì, l'isonzo proprio sotto San Mauro, lì sulla curva, perché lì c'è una curva e lì crea questo problema di erosione, praticamente, che provoca le frane. Praticamente lì dall'isonzo sotto fino alla chiesa di San Mauro, lì andando sotto, lì uno si mette le mani nei capelli, perché c'è una frana dietro l'altra, insomma, lì proprio a scalini fatta. Soluzioni per quelle cose lì? Ma soluzioni, hanno già fatto degli interventi, c'è anche il controllo da parte della regione. C'è in atto anche un altro intervento proprio di sistemazione proprio di quel parcheggio e di quel, come si dice, che di proprietà della provincia lì sotto la chiesa, c'è, sì, una bella vista praticamente. Ah, bella vista, ecco. Esatto, lì, sì, c'è, che sono stati stanziati dei soldi anche dalla regione per rimettere a posto quella frana lì, praticamente quella in superficie, no?